Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qui con un nuovo episodio dedicato al nostro Chievo di Gigione del Neri per andare avanti e vedere un po' se riusciamo a migliorare vagamente la nostra posizione di classifica. L'obiettivo mai celato è quello di qualificarsi in Europa già quest'anno, perché appunto faremo, penso avremo tempo di fare due stagioni a dir tanto. Di conseguenza, se non centriamo l'Europa adesso è un bel problema. Per cui siamo settimi a 4 punti dalla zona UEFA, a 6 punti dalla zona Champions, occupata da Inter, Napoli e Bologna, a 18, 18 e 17. Se può fa, in sostanza se può fa, però tocca avere anche un po' di fortuna, per cui iniziamo ad averla col Sassuolo, vediamo se si riesce a dare un senso a questo video già da subito, con il tiki-taka nakata, con la formazione che ci ha garantito il successo nello scorso episodio, con il debutto di Lovren Six e Brignoli in porta dopo l'ottima prestazione della volta scorsa, per cui io sono convinto che si possa far qualcosa di buono. È il momento della verità, tra l'altro chissà se il nostro Chievo sopravviverà, perché come ben sapete, come sicuramente avrete letto, sia Parma sia Chievo rischiano la Serie A, insomma per la serie Falco porta fortuna. Pancaro, sai già cosa fare? Vai Pancaro, fattela tutta, Pancaro, fattela tutta. L'hai visto? No, ma Nakata, ma io comunque bravo Naka. Oba oba, voluto a gran voce dalla curva, ma oba oba per adesso non incanta. Carminiè, mamma mia Carminiello, che bel tiro Carminiello, che bel tiro, ti faremo fare altro dalla prossima volta in poi, ma sa tanto che i tiri li lasciamo ai tuoi compagni, bravissimo Felippetto, oba oba, dovrebbe essere il contrario, cioè Vieri al massimo che lancia e oba oba che corre, invece noi ci piace fare le cose al contrario a noi, oba oba, oba oba. Oba oba, oba oba sotto al 7, pensavo che l'avesse completamente persa e invece palla sta giravolta, oba, la giravolta no con le braccia, niente, vabbè, risulta come gli pare. Vuole far vedere che ha fatto gli squat e i risultati si vedono, in fin dei conti è il più giovane della squadra, ha solamente 31 anni, no? Quindi ha quella sana follia dei giovani. Bene. Tra l'altro ha incrociato benissimo con Consigli che ha fatto finta di parare perché vuole essere comprato dal nostro Chievo, immagino. Bravissimo Carminiello, con la collaborazione di fattela tutta Pancaro. Vai Pancaro, bravo Pancaro. No, bravo Pancaro, apri tutto Carminiè, apri tutto. Lovren Six. Vai Lovren, ti chiameremo Lovren, perché il resto è troppo complicato. Che tanto non è che si sia visto tantissimo. Però quando non si vede vuol dire che bene o male sta giocando in maniera mediocre e accettabile. Quindi va bene così. Oba oba. Non puoi lanciare Bobone in velocità. Su pure tu. Oba oba. Per Bobone. Bobone, non riesco mai a farlo girare Bobone. Ma perché? Lodi può scatenare il magico sinistro. Lo prova. Mamma mia. L'aveva piazzata come si deve, Il nostro Ciccio. Sì, ma fate batte Ciccio, però. Cioè, se non ci pensa lui a fare ste cose. Vai, Lodi. Acchittala, Lodi. Niente, Bobbo ha fatto una rovega tanto peste. Ma va più un tuffo in piscina che una rovega, quella di Bobbo. Oggi Pancaro coinvolto tantissimo nel gioco. Ma l'amicizia con Carminiello si sa. Sta producendo grandi risultati. Allora, io direi di mettere Mascara come trequartista, visto che oggi il nostro giappo messicano non sta avendo grandi risultati. Oba Oba sta giocando bene, io proverei la coppia Oba Oba Cipollino, che secondo me può dare discrete soddisfazioni. Per il resto non cambierei niente, perché il centrocampo a 3, Coppola, Melo, Lodi, sta andando alla grandissima. Ci credete che ogni volta che devo nominare Melo ho il terrore di leggere quello successivo, perché potrebbe essere drammatico, vista la squadra? Ma che bravo Mascara per Cipollino. Cipollino che, come avete fatto notare, ricorda anche un po' Gigi D'Alessio. Ormai ce li ha tutti. Non gli fa fallo, non gli fa fallo. Mamma mia. Mamma mia. Con molta calma, tranquillità e circospezione diamo la Lovren Chicks e vediamo se riusciamo a farlo
partire sulla fascia. Lovren, bravo Lovren, si gira bene. Lovren è partito, è velocissimo. Non lo fermi, magari Bolt fosse altrettanto veloce. Bravo Lovren, ci sei piaciutissimo Lovren. Ci sei piaciutissimo. Peccato che Lodi con 90 in calci di punizione. Mock. Peppe! Pippo! No, niente. Peppe o Pippo? Non so se... Pippo Pancaro. No, no, Brignoli. Brignoli, bravo, Brignoli. Così, Brignoli. No, Brignoli. Ma porca... Bello! No, ma detta a tutti i costi dobbiamo farli segnare. Conclusione da dimenticare. Ci vostra, forza. Dalla Lovren Six. Vai Lovren, che ci sei piaciuto. Che ci sei piaciuto prima. Tutta la fascia Lovren. Tutta la fascia Lovren, ammazza come corre Lovren. Vai Lovren, oba oba, oba oba. È buono per Carminiello. Vabbè, Carminiello e sinistra al volo non ce l'ha. Propositivo Carminiello. Paolino, però che pallaccia. Cioè Carminiello si è fatto 90 metri di corsa a perdi fiato. Vabbè che c'ha 4 polmoni, ma andiamo in contropiede, andiamo in contropiede, andiamo in contropiede. Paolino. Oba oba. Oba oba vuole doppietta. Oba oba vuole doppietta. Ah, sì! 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 Sì, Paolino. Che cosa? Che non era quello che voleva. Vabbè. C'è una deriva Billy Banda qui, eh. Certo, sarebbe stata l'esultanza perfetta per Billy Banda. Se solo sapessi come si fa. Mamma mia. Che senso della posizione Cipollino. Devo dire, tanta roba. Tanta roba. Comunque, oba oba, c'avete ragione. Ha fatto una partita clamorosa. Un gol e quello che potremmo definire un mezzo gol, perché ha incrociato alla grandissima. Vai oba oba. Vai oba oba. L'illusionista. L'illusionista. Mamma mia, oba oba. Come tiene il campo oba oba. Oba. Bravo oba. Carminiello di tacco. Ma sono tutti colpi di tacco. Ma è meraviglioso. Taccolandia lo chiameremo sto Chievo. Tutti insieme, tutti insieme. Chi sei? Mascara. Bene. Non ci assomiglia più niente pure questo. Più, la faccia più anonima della storia gli ho dato a Mascara. Tacco di Carminiello, tacco di Lodi e Zeman sarebbe fiero di noi. Uno scatenatissimo oba oba oggi. Oba oba. Oba oba, però se corremo dritti per dritti una volta ci può di bene, la seconda no. Ma perché rovinare tutto al novantesimo? Perché? Cioè Brignoli poteva fare l'ennesima partita priva di gol subiti, invece gliela, questo redivivo Sandokan gli ha dovuto rovinare tutto. Vabbè, l'importante però sono i 3 punti per la squadra e quelli sono arrivati. Bene, comunque ottima prestazione di Lovren Kixix e devo dire anche di Martins, che a dispetto delle mie bassissime aspettative ha giocato alla grandissima e si è meritato, devo dire, la titolarità. Lui e Young Zaccardino avranno... Sarà complicato. Ma perché Gigione del Neri dovrebbe essere così corteggiato dalle nazionali di ogni paese? Felipe Melo è contento. Meno male, perché quello mena. Poi io direi di continuare. Perché ho messo Teravest? Basta Teravest. Acquisto più squalido della gestione. Ah, oh, ecco. Lui che punta tutto sulla bellezza nella vita. Da Manic Bago, prossimo terzino del nostro Chievo. Ve lo anticipo, lui ci regalerà immense soddisfazioni, altro che Advi. Beh, se ti alleni così bene, poi Gbago, penso che il tuo debutto sia sempre più vicino. Pappa via. Dunque, questa vittoria, siamo a 3 punti dalla UEFA. Il che non è affatto male. Il che non è affatto male. E adesso il grande derby col Verona. Io tra l'altro sto ancora pure a Bulgaria, giocatore ristabilito. Oh, Garufo è tornato. Conferenza stampa parteciperei. Sto cercando di perfezionare un po' la limitazione di Del Neri e vi dico che non è un bello spettacolo per Elisa, che mi ha spesso di fronte quando cerco di imitarlo. Non la provo ancora, ma vi anticipo che sarà una delle mie peggiori forse in tutti i sensi.
da quando imito cose qui sul canale, perché bisogna sbiascicare e avere una sorta di labirintite mentale per imitare Del Neri, e non è facile perdere completamente il controllo delle proprie facoltà motorie e vocali nello stesso tempo con la R moscia. Ma a breve, spero nel prossimo episodio di riuscire ad accennarvi qualcosa, ma sarà complicato. Comunque adesso abbiamo, cosa ancora più importante, la partita della vita, tant'è che io metterei il Boa oggi, metterei Young Zaccardino, lo portiamo in panca, metterei Sossio, ecco, oggi vorrei provare la coppia Martin Saruta, perché potrebbe, e poi ci portiamo Bolt, perché nel secondo tempo, qualora le cose dovessero buttar bene, la coppia inossidabile Banana Nicolas, e per il resto direi che può andare così. Sì, Martin Saruta, col Verona non accetto cali di tensione, col Verona voglio 3 punti. Ci siamo, il nostro primo derby. Facciamo vedere chi è che comanda qui a Verona, forza! Sossio subito, vuole iniziare bene, se vede, Sossio dopo il gol alla Juventus è più ripreso, il momento più alto della sua carriera. Che brutta palla, Ide Toshi non è più lo stesso, dopo che è stato sgamato, che non è quello vero, ma è la variante messicana, ha smesso di giocare come... gli è saltata la copertura. Bravo Ide, fai vedere che vali lo stesso anche se sei quello messicano. Sossio! Occasione d'oro, occasione fallita per mettere la freccia. Avrebbero potuto mettere la partita in discesa con un gol nei primi minuti. Sarebbero potuti aprire spazi importanti ed invitanti per loro da sfruttare magari in contropiede. Era più difficile sbagliarla che buttarla dentro. Ma 100 volte più complicato. Mamma mia, Ide, l'apertura di Trivela. Non capisco perché a sto gioco gli attaccanti non corrono mai in profondità. Chiedetela una consulenza a Pippo Inzaghi per spiegarvi come funziona il movimento dell'attaccante. Sono 10 anni che gli attaccanti non fanno inserimenti a sto gioco. È buona. Sossio! Niente, Sossio sta sprecando l'impossibile oggi. L'impossibile sta sprecando, Sossio. Palla per Ide, bravo Ide, Sossio, niente, non ci riesce, non ce la fa, non ce la fa proprio, non... sto facendo i salti mortali per farlo segnare derby, sarebbe un rilancio non indifferente a livello mediatico, a Sossio, niente, Sossio is the new Kuruma, è buona per il Boa. Porca miseria, ma che c'hanno in porta questi oggi? Ma chi sei? Grande Lovren. Mamma mia sto Lovren. Pazzesco sto esterno. È buono il cross e Sossio liscia come al solito. Ma perché? Vabbè, primo tempo abbiamo sciupato tutto lo sciupabile. Io direi che un paio di cambi sono doverosi lì davanti. Allora, al posto di un inguardabile Sossio, direi di mettere Didier. E apriamo un po' il gioco mettendo Bolt e Barilla. Quindi apriamo la formazione a un 4-4-2 un po' più ampio e facciamo quello in linea normale. Mettiamo Martins, Drogba, Barilla a sinistra, Boa e meno centrali e Bolt a destra. Credo che così potremmo riuscire a scardinare un po' la difesa del Verona, o quantomeno ci proviamo. La vedo problematica, ma con un po' di fortuna. Bravo Boa. Andiamo subito avanti. Didier. Scia miseria, Didier. Mai decisivo, Didier. Aia. Mamma mia, Brignoli. C'ha queste parate plastiche. Apri tutto per Usain. Bravo Usain. Didier. Usain, fatela tutta. No! Fammi lanciare che c'ho il vantaggio! Maledetto! Lo sapevo che mi dava il fallo! Lo sapevo! C'avevo l'uomo da solo!
È buona. Niente, la palla più brutta di sempre. Didier. Ah, Didier, una cosa devi fare. Una. No, meno male che questi non sanno neanche dove si trovano i nostri avversari. Dalla corta, ripartiamo bene. Usain, ti prego, Usain, controlla sto pallone. Bravo, Usain, fino in fondo, Usain. No, non è possibile. Sì, Didier. Che gol di vabbè, bello. Didier, meravigliosamente Drogba. Che gol brutto come l'inferno. Bene, ma l'importante sono i tre punti. E il Chievo vola. Mazza, Usain, il portiere spaziale. Io non so chi diavolo sia, ma lo scoprirò, perché è clamoroso sto portiere, veramente clamoroso. Bisogna capire chi ci ha porta a Verona e comprarlo adesso, prima che sia troppo tanto. Sarà sicuramente un cinquantenne sovrappeso che si è trovato qui per caso, come poi sempre accade, tipo Anibao. Ma non puoi. Bravo Brignoles. Tiella lì, Brignoles. Andiamo lunghi su Antonino. La mettiamo in banca su Antonino. Sono i primi tre punti. Primo derby di Gigione. Lo porta via. Bravo Gigione. Devo dire che sto Chievo inizia a carburare. Piano piano. È stato difficile, complicato, problematico, doloroso. Ma il Chievo finalmente mi vola un pochino. Ed era ora, perché insomma, inizio del campionato è terribile. Allora. Andiamo avanti con Gbagbo, Wumplu, Abba, Villalba, Wumplu. Insistiamo con loro, la brigata Wumplu. Niente, Gbagbo proprio brutto e manco s'allena. Gbagbo, dobbiamo fare qualcosa per tutto, lì. Capigliatura, dieta e un sacco d'altre cose bisogna mettere a posto, compreso l'impegno sul campo, perché è ovvio che se stai a mangiare tutto il giorno merendine poi non ti alleni bene. Conferenza stampa di Gigione contro Gattuso. Che cosa state dicendo? Com'è possibile che Gattuso sia anche lì? Sarà il momento Inception. Parla male Gattuso sia in campo che fuori. Si è creato un paradosso temporale alla Rick e Morty qua. Difficile da coach. Comunque siamo... Come facciamo a essere sempre settimi? Vabbè, siamo settimi a un punto dalla zona UEFA. E la prossima volta andremo per l'appunto lì. Allora, vediamo un attimino la classifica come butta. Dunque, la Juve a 24, vabbè, non ci interessa. Napoli a 22, Atalanta a 21. Noi siamo a 17, quindi zona Champions a 4 punti, zona UEFA a 1, perché Bologna sta a 18 e l'Inter sta a 20. Però hanno già giocato tutti, quindi qualora noi dovessimo vincere con il Milan, scontro diretto, andremo a 20 a pari punti con l'Inter, quindi a un punto dalla zona Champions. E inizia un pochino a girare. Inizieremo a ragionare seriamente, però, allora... Prima cosa da vedere, chi schierare la prossima volta? Io direi che alla luce dei recenti accadimenti, la partita è quella di Bobone. Bobone con i Detosci. Centrocampo ovviamente deve giocare Gennarino, perché bisogna capire chi è quello vero e chi è l'impostore. E insieme a loro, a centrocampo... Vabbè, io direi momento di grande revival. Abbiamo la coppia Onyewu-Mexes con Milan, per forza di cose. Pancaro e Young Zaccardino, che tornerà al suo posto. E in centrocampo direi Gattuso e Melolodi. Con Nakata, Martins e Vieri, sì, mi sembra una buona soluzione. Niente, ragazzi, a questo punto vi saluto. Vi invito a farmi sapere un po' cosa ne pensate dell'episodio di oggi. Fatemi sapere se avete dritte e suggerimenti per continuare. Io mi porterei giusto Bolt in panchina qualora ci fosse bisogno di uno che corre veloce più del vento. E niente, ragazzi, ci vediamo prestissimo.